Anche Napoli ha ospitato una delle 14 tappe previste dal calendario nazionale della FIT con marchio BNL per garantire a tutti i tennisti tesserati la chance di partecipare al torneo di prequalificazione agli internazionali di Roma. L'occasione è stata propizia per accostare la kermesse al Memorial Albino e Giovanni Boscatto, congiunti di quel massimo capace di entrare nei migliori 200 al mondo, nei 100 in doppio, e arrendersi soltanto a Claudio Pistolesi nell'edizione 1990 degli assoluti. La partita di finale ha premiato la costanza e il talento di Riccardo Bellotti, 21enne nativo di Vienna ma ormai italiano d'adozione, al suo terzo successo sui campi in terra battuta di pianura. Bellotti, numero 291 delle aggiornate classifiche ATP, lo scorso anno fu capace di battere l'azzurro di Davis Bolelli a Napoli, prima di inanellare una serie di ben 5 vittorie e 2 finali nel circuito Future. Tutto facile nel 6-3-6-1 rifilato ad Enrico Fioravante, napoletano doc e 2-1 delle classifiche nazionali. Sono contento di poter vincere 3 tornei in 4 anni qui. Ci tengo molto, come ogni anno ho detto, ci tengo molto a vincere qui, anche perché Massimo, oltre che era un grande giocatore, un grande uomo, un amico, e sono legato anche qua con una ragazza, quindi i mesi per arrivare qui sono sempre... Cioè, mi fanno sempre piacere arrivare qui. Dal 2-3-2 per me ho giocato senza errori, ho fatto il mio gioco e alla fine sono riuscito a vincere anche. E io adesso vado a Padova e dopo gioco Vicenza, dopo gioco il torneo, il Challenger a Napoli. E io non mi aspetto tanto, io sono felice quando posso giocare e sono più felice quando posso vincere, però io vado, penso solo a giocare. Per Fioravante un buon torneo, a maggior ragione se considerato il malanno alla spalla che ha al momento arrestato la sua ascesa ATP ai margini della 500ª posizione. Per me è una soddisfazione perché ad ottobre dell'anno scorso ho subito un brutto infortunio dove dovevo operarmi a breve, però fortunatamente grazie a me allenatori, preparatori atletici eccetera eccetera, sono riuscito a evitare l'operazione per il momento, poi cercherò di andare avanti il più possibile per vedere di evitare l'operazione e continuare a giocare come sto giocando.